Troverà un avversario ferito il Cerignola, troverà una Virtus Francavilla che in campionato non vince da 5 partite e che dopo una partenza incoraggiante ha mostrato diverse difficoltà nell'ultimo mese. Pazienza, lo sa, ci vuole da parte dei suoi una prova di grande intelligenza e spessore caratteriale. Domani alla nuova Arredo Arena, fischio d'inizio previsto alle ore 17:30. Il suo Cerignola è chiamato a dare continuità alla vittoria casalinga di domenica scorsa contro la Turris, che ha permesso agli Ofantini di fare irruzione in zona playoff. Sicuramente troveremo un avversario che, al di là di quello che è stato il risultato di Potenza, al di là di quello che può essere la classifica, è un avversario che conosce bene la categoria, un avversario che ci sguazza in questa categoria ormai, perché ha acquisito quella mentalità, quella consapevolezza che una squadra ha bisogno di avere per navigare bene in questa categoria, in questo girone. Però domani, insomma, noi andremo lì per dare continuità di prestazioni e di risultati. 3 punti in più in classifica rispetto alla Virtus Francavilla per il Cerignola, che in trasferta ha collezionato 4 punti e ha vinto solo ad Andria contro la Fidelis. Dei 12 punti che ha attualmente in graduatoria, invece, i biancazzurri ne hanno ottenuti ben 10 in casa, perdendo l'imbattibilità del proprio domicilio 2 settimane fa contro l'Avellino. Tutte le squadre che poi riescono a navigare bene in questa categoria, soprattutto in questo girone, alla fine, se vai a guardare le statistiche, i punti li raccolgono sempre, quasi sempre in casa. Come ho detto prima, il Francavilla è uno di quelli, motivo per cui i punti li ha raccolti in casa. È chiaro che noi abbiamo bisogno oggi di andare a conquistare qualche punto fuori casa, perché poi ti dà la possibilità, oltre che, come ho detto prima, di lavorare bene durante la settimana, ma ti fa aumentare l'autostima e la consapevolezza che magari, siccome noi siamo nuovi a questa categoria, abbiamo bisogno di avere dei riferimenti, di trovare più certezze possibile per trovarci a nostro agio per il proseguo poi del campionato. Il Cerignola affronterà la Virtus senza l'infortunato Gonnelli in difesa e soprattutto senza i propri sostenitori sugli spalti. In pratica sarà un derby a metà. È l'unico neo di questa trasferta, di questa insidia che andremo ad affrontare, ahimè, da soli, senza i nostri tifosi. Cercheremo, insomma, comunque di dare a loro comunque una gioia, una soddisfazione anche da lontano.